Oggi nasce come obiettivo principale l'Open Day 118, che è l'apertura delle porte del servizio di emergenza regionale ai bambini di scuola elementare. Scopi e obiettivi del progetto di propedeutico è quello di informare i bambini a quello che è il sistema di emergenza e urgenza per farli crescere in maniera ottimale. Sicuramente un bambino crescendo e conoscendo al meglio il servizio di emergenza e urgenza e quindi il sistema 118 riuscirà a dare una risposta immediata nella cultura della formazione e del soccorso sanitario. Io devo obbligatoriamente ringraziare il mio direttore di centrale, il responsabile dottor Giuseppe Misuraca, l'azienda ospedale della Sant'Elia e il SEUS che in questo momento ci ha fornito a supporto i mezzi di soccorso che voi qua state vedendo. Non ci limitiamo semplicemente a operare nei servizi di emergenza e urgenza ordinari o straordinari, ma qua abbiamo dei mezzi che servono al coordinamento eventuale delle maxi emergenze sanitarie. Ritornando alla giornata propedeutica, i bambini in questo momento hanno seguito una lezione frontale che parlava di quello che era il sistema di emergenza 118 e dopo eventualmente come riuscire a chiamare e seguire le indicazioni pre-arrivo da parte degli operatori di centrale. Dopo questo step didattico frontale che li ha fatti giocare un pochino col sistema, li ha fatti giocare anche su dei manichini dicendo loro che spesso due mani sul torace possono riuscire a salvare una vita, non diciamo che loro da piccolo devono riuscire a fare un massaggio, ma il fatto stesso di riuscire a capire cosa possa significare riuscire a supportare un cuore che si è fermato, per noi è l'obiettivo principale di queste giornate che aprono la visione e le conoscenze ai bambini delle scuole elementari. Buongiorno, qua siamo in Castagnestrette, via Santo Spirito, una persona è stata investita. 118 pronto? Da quale città sta chiamando? Caltanissetta. Stiamo mandando l'ambulanza più vicina e l'ambulanza più idonea. Due, tre. E poi lo carichiamo. Il signore è cosciente, però potrebbe avere un trauma della colonna, noi lo immobilizziamo. Uno, due, tre. Però moltissimo nel frangema capitano, però, no? Spostatevi indietro, La situazione che spesso capita a un bambino a casa è quella della classica bruciatura o eventualmente del nonnino che perde conoscenza. Il fatto stesso di riuscire a saper comporre il numero unico 118 composto da tre cifre 118 e riuscire a seguire le indicazioni e riuscire a seguire e rispondere alle domande precise di un operatore centrale sicuramente può salvare una vita.